Allora, si viene impastato come pare grande risposta di pubblico. Ma sicuramente sì, grande risposta. Abbiamo diciamo aumentato le presenze rispetto all'anno scorso, c'è stato un programma quest'anno molto vasto, con la musica, con il teatro, con le iniziative politiche, con iniziative anche col mondo cattolico, oggi c'è stato il convegno che rappresenta l'arcivescovo Puglisi, insomma stiamo cercando di raccogliere, di recuperare quello che non dico avevamo perso, assolutamente no, perché non avevamo perso nulla, ma stiamo cercando appunto di aumentare sempre di più, di prendere sempre più attiva nella vita prima e di non dimenticare questo 9 maggio che insomma è diventato un fatto importante per la storia del nostro paese. Ha una battuta sull'annunciato cambio di nome alla via Salvatore Badalamenti. Pare non si faccia più. No. Cioè, non è che non sono queste... C'è il sindaco che deve venire l'aggiunta per la delibera per cercare di rimuovere il nome a Salvatore Badalamenti. Cioè, diciamo che è un atto coraggioso per me da parte del sindaco, che è una iniziativa che io condivido moltissimo e che queste iniziative vanno portate avanti se si accetta realmente che sono Badalamenti, non è un partigiano, che non è morto, non è diciamo in guerra, ma che chiaramente è morto. Grazie.